Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Stellar Blade. Oggi continuiamo la nostra esplorazione di Matrix 11. Però ragazzi, guardate la nostra nano tuta. Ha le scarpe che sono veramente strane. Sembrano tipo ballerina. È brutta. È molto brutta. Questa storia delle scarpe fa quasi senso. Comunque, detto tutto ciò, iniziamo. Scendiamo giù. Facciamo questo lungo corridoio. Molto lungo corridoio. Accendiamo le scale. Torniamo un attimo indietro, che qui ci dovrebbe essere il nostro umano. Ricordo del legionario 514. Continuiamo. Oggi sono degli scontri di tosti, eh. Fogna sotterranea. Opla. Quest'area. Wow. Sembra un posto complicato. Per te, Adam, forse è complicato. Dovremo prendere l'ascensore. Ok. È così che raggiungeremo l'uscita. Va bene. Come lo fa a sapere, poi? Andiamo a sinistra o per la scala? Si sapeva tutto, perché non lo sapeva. Andiamo prima quella strada? Allora, ragazzi, andiamo prima giù, eh. Perché se facciamo così, vedete, facciamo assalto, questo lo schiattiamo, e poi forse riusciamo a fare carica concatenata. Questo qua, se si alza, lo uccidiamo. Ok, questo lo diamo. E poi ce ne sta un altro qua dietro. Cerchiamo di prenderlo da dietro, anche se questo non si capisce mai qual è la parte di avanti e qual è la parte di dietro. Ok, qui ci sono un sacco di umani, però gli unici buoni sono questi due che stanno vicino. Indaghiamo. Ci dà un codice di accesso. E questo qua ci dovrebbe dare un altro punto dati. Implorazione di gemi. Voglio vivere. Ok. Questi qui invece ci danno solamente punti esperienza. Però noi li prendiamo per una questione di completismo. Qua ci serve una cella di fusione. Dovremo farlo muovere per salire. Grazie, Adam, ma meno male che ci sei tu. Perché se no stavamo ancora all'inizio del gioco. Cerchiamo una cella di fusione. Allora, questo qua. Adesso si gira, si gira. Allora, ragazzi, gli facciamo il criticozzo. Poi togliamo il lock e facciamo il polipozzo. Ecco qua, perché sennò questo qua stanno arrivando pure altri due, vedete? Questi arrivano in un sacco. Li dobbiamo distruggere, ragazzi. Altri tre. No. Ma non avevamo tolto l'autolock. Ah, pure un altro di lei SOP qua. Aspetta un secondo. Fermo! Ok, un po' di pozzi. Quest'altro qui. Vieni qua, non ti permettere. Dobbiamo fare i polipi, ragazzi. Sennò quella ha già preso un'altra volta la ISOP qua. Andiamo a quest'altro. Polipo. Oh, non è uscito la ISOP. Ma non aveva preso la ISOP questo. Sono ragionevolmente certo. Comunque questi polipi sono tremendi. Ce ne sta ancora un altro. Abbiamo finito. Mamma mia. Ok. Allora, fatto tutto ciò, date fondo a tutta la vostra energia beta. Eka, K di strano. Trovata. Ora scendiamo di sotto. Perfetto, indaghiamo pure su questo. Ok, però prima di fare tutte queste cose, questi qua non li possiamo prendere, vero? Andiamo un attimo dentro a questo muro. Ragazzi, le nanotute che si prendono qua dentro, secondo me, sono proprio belle. Ma non le possiamo vedere perché abbiamo preso solamente il design, però dopo li vediamo. Allora, adesso dobbiamo scendere giù. Scendiamo da qua, se no abbiamo il danno da caduta. Utilizziamo la cella di fusione. E saliamo con l'ascensore. Polipetti.
Quell'altro l'ha preso, vero? Figurati. Ha preso questo e pure la SOP. No, 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 è quella che ci spara, dai. Abbiamo fatto il polivetto. Ok. Adesso qui possiamo andare in tre posti. Andiamo prima diritto, così prendiamo l'umano. Acqua che scorre. Una paratoia nelle foglie. Consiglio di Norman. Non capire come aprire la porta. Poi andiamo a sinistra o a destra se venite dall'entrata. Questo lo facciamo da dietro. Entriamo qua dentro. Vediamo che ci sta. Possibile che non ci sta nessuno. Ah, c'è il polipo, il polipo. Non ti permettere. E poi diamo pure il polipo. E qua troviamo un'esospina. Adesso possiamo tornare indietro e andare diritto, però rispetto all'entrata è a sinistra. Vediamo un attimo. Due polipi. Ce ne sta un altro. Che poi ogni tanto questi polipi escono a caso. Dopo vi faccio vedere. Comando della paratoia, però prima del comando della paratoia ne ho preso un attimo questo robottino qua. Robottino. Prendiamo tutta sta roba. Al piccolo drone. Ragazzi, questo qua non si legge niente, veramente. Comunque sta arrivando un Naitiba. Scendiamo giù. Comando della paratia. Qua c'è questa cosa di super pipeline. Questo gioco qua lo teniamo sul Commodore 64, ragazzi. Era bellissimo. Ci ho giocato anni e anni e anni e anni. Comunque, la soluzione è abbastanza semplice. Basta fare tutto il giro della... della cosa qua. Lo portiamo a sinistra, lo facciamo andare giù. Completiamo il giro. Chissà se esiste anche per PC o per PlayStation, Super Pipeline. Che se non mi sbaglio, tra l'altro, c'era pure Mario su uno dei lati, però c'era solamente il disegno. Perché giustamente quello era idraulico, Mario. Lo senti? Sembra acqua. È quella strada. Torniamo. Torniamo. Ok, adesso andiamo a destra e praticamente torniamo a dove stavamo prima, solo che è tutto allagato. Me l'aspettavo. Ok. Puoi aggiungere le luci lampeggianti. Un momento. Da quella parte, ragazzi, dove siamo andati prima, c'è una cassa. Però prima non è accessibile perché bisogna andare per il soffitto, vedete? Adesso, visto che si è allagato tutto, è diventato di nuovo accessibile. Usciamo sopra. Oh, 3 bitcoin. Cassa. Questo è un puzzle nuovo, dove si rallenta il quadrato bisogna premere X. Fa pure il suono. Questo è più semplice degli altri. Ok, prendiamo un po' di roba. Adesso invece ci sta un punto abbastanza importante, dobbiamo ritornare indietro. Vai. Allora, vedete, se andiamo dritto, proseguiamo. Però dobbiamo andare a prendere assolutamente quell'umano che sta là a destra. Perché quello là, non mi ricordo se c'è un nucleo vitale o un nucleo beta. Però è importante. Sia l'uno che l'altro. Quindi lo andiamo a prendere. Eccolo qua. Eve. Per fare indaga, a certe volte si mette proprio precisa. Rituffiamoci e andiamo. Andiamo per di qua. Forse no, apriamo. Questo è il sistema più veloce sicuramente. Là c'è una cassa. Che peccato che le casse oramai quando le apriamo non c'è più quel momento di suspense che dice chissà chi ci sta dentro. Oramai la suspense è solamente nelle esospine
e nelle tute. È come se stessimo... Però non te la fa vedere manco la tuta, quindi manco ci sta tanto, tanta suspense. Perché bisogna arrivare al campo, quello buono tra le altre cose. Qua non ci sta assolutamente nulla tranne il campo. Lo attiviamo. Non mi ricordo come stavamo messi. Controlliamo. Munizioni. Questo qua siamo pieni, pieni, pieni. Troppo pieni. Pienissimi. Ok. E poi dopo non possiamo comprare più niente. Ci riposiamo. E andiamo avanti. Allora, ma non si schifidi, sono una cosa incredibile. Qua arrivano, questi scoppiano. Ma sa, questo non è il solo, ne arriva pure un altro. E poi c'è questa cosa qua che butta i polimetti che già sono usciti, che già si stanno avviando. Muori. Ci sta un altro polimetto. Aspetta, facciamo così. Allora, questo è andato. È andato qualcuno, qualche altro dietro che è rimasto. Ragazzi, qua se non vi muovete, esce un sacco di gente. Usciva questo, usciva quest'altro. Tantissimi. Comunque, detto tutto ciò, là ci sta la porta. Andiamo un attimo da questa parte. Prendiamo questo. Avvertimento di Pascal. Chiunque tenterà di uscire dalla sezione sarà purificato senza previo avvertimento. Vabbè. Qua ci sta un posto dove bisogna salire. E c'è una cassa. Niente, no, dobbiamo andare avanti. Porta. Un altro umano. Ricordo di Daisy. E un'altra porta. Ragazzi, qua cerchiamo di farlo da dietro. Ah, teoricamente... Ok, è andato. Carica concatenata. La buttiamo giù. Però mo risale. Non è morto. Allora, ragazzi, vedete che qui si può andare a destra. Qua è da dove siamo entrati. Adesso vi faccio vedere bene il posto. Qua sopra, questa scala qua, apparentemente non serve a niente. La prima cosa da fare è andare qua sopra. E questo qua è una cosa importante. Vedete che ci sta un nemico più, un polipetto? Facciamo il polipetto, che è quello più pericoloso, perché quello là fa partire l'ASOP, che è una bestia. Invece questo qua lo facciamo abbastanza semplicemente. Il killer era il polipetto. Uno non ci pensa, perché la prima volta che sono venuto qua io ho fatto quest'altro, poi il polipetto mi ha distrutto. Qui dentro non ci dovrebbe essere più nient'altro. Ok, ritorniamo su. Ritorniamo su un'altra volta. Allora, dall'altra parte, vedete, ci sta questo uomo. Ricordo di Henry. E più ci sta un robottino da quest'altra parte. Forse quella scala serviva per venire... Era un altro modo per venire di qua, dai. Ok. C'è anche un codice d'accesso. Ok. Adesso, con il codice di accesso possiamo entrare da questa parte. Andiamo dritto. Quando arriviamo a questo buco, ragazzi, qua, vedete, c'è una cassa che non ci può andare. Non ci possiamo andare. A questo buco saliamo su. Perché se andiamo giù, moriamo. E questo mi sembra un ottimo motivo. Andiamo da questa parte, da questa parte. Vediamo questo. Qui non si può passare perché non si apre la porta.
Qui c'è una mano. Ok, adesso guardate qua, scendiamo giù per la scala. Questa parte è incredibile. Andiamo per di qua e dovremmo trovare, ecco, un robottino qua sopra. Mi fa sempre piacere vedermi. Anche a me. Modulo potenziamento fiaschetta. Rompiamo queste casse che esce un bitcoin. Non esce un bitcoin. Guardate qua. E torniamo indietro. Qua è da dove siamo venuti che c'è la scala. Qua è dove c'era la cassa. E qua sostanzialmente, ragazzi, abbiamo finito. Non è che c'è sfuggita una strada. C'è sfuggita una strada. Però apri lo stesso, non ci fa uscire. Comunque là si termina il giro. Adesso guardate qua. E vai. Vedete che ci sta questo qua per terra. E qua ci sta la cassa che noi apriamo. Giriamo. Guardate il tizio là. Giriamo sto coso. Qua. Guardate il tizio, guardate il tizio. Arriva il polipetto. Ragazzi, non c'è modo di... Deve uscire per forza il polipetto qua. Però, fortunatamente non è l'ISOP. Polipetto! Mi dimentico sempre. Avevo gli occhi sulla cassa. Perdonami. Non è vero, noi avevamo gli occhi sul polipetto, non sulla cassa. Ok, adesso possiamo uscire e abbiamo finito sostanzialmente il giro. Continuiamo a uscire. Vedete, siamo arrivati esattamente nel posto in cui stavamo prima. Però adesso possiamo salire qua sopra e azionare non mi ricordo come si chiama questo dispositivo. Comunque questo dispositivo. Perfetto. Sento calore in questo posto. Sembra che qui vivessero dei superstiti. Qui ci sta un'altra volta un incrocio a tre. Prendiamo prima chissà l'uomo. Cosa ha convinto tutti a rimanere in un posto così? So solo che ora siamo gli unici che si trovano qui. Cioè, è esattamente uguale a prima. Siamo andati prima dritto, poi andiamo a destra. Facciamo questa. Ci ha visto già quello. Vabbè, questo lo diamo. È morto. Oh, il polipetto! Bello. Mamma mia. Quanto tempo saranno rimasti qui? Non lo so questo. E ci sono un'altra volta un'esospina. Stanne fuori, Lily. Esospina di tipo trans beta. Ok. Adesso andiamo un'altra volta dritto. Che è a sinistra rispetto a dove siamo entrati. Qui c'è un punto dati. Crepaccio. E qui sostanzialmente si continua. Però qua c'è un campo enorme. Però non c'è il telefono. Come pensavo, qui si erano insediati dei superstiti. Da quanto vedo, questo posto è abbandonato da molto tempo. Però bello il posto, però. Beh, guardiamo un po' in giro. Allora ragazzi, qui ci sta la soluzione di una quest che abbiamo preso alla bacheca. La medicina per il morbo della sabbia, trovata. Assolutamente non raggiungiamo la bacheca, perché qua non c'è il telefono in questo campo. Prendiamo il punto dati, diario di Z. Qua c'è una cassa.
Allora qua è lambda, beta, k, pdb. Abbiamo preso tutte queste cose. Questa è un'altra cassa. E poi ci sono un po' di cose da ispezionare. Adesso le ispezioniamo. Qui sono questi letti. Non è un bel posto per sognare. Umano. Avvertimento di Susan. Qua ci sta un altro punto dati. Alla bacheca. Nota di Jay. Che fine ha fatto la misericordia della sfera madre? Sono tutte bugie, 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 bugie. Vediamo che c'è più. Possiamo suonare il piano qua. Suona strumento. E questo è un pianoforte, giusto? Già. Per la gente la musica era una preziosa fonte di conforto. Redwood, chissà se è una marca famosa di pianoforti. Vediamo questo. Qua ci sta l'immancabile vino. È una bottiglia d'acqua? No, no. È l'ultimo dono che un dio abbia mai pensato di farci. Oh, Bacco. Bacco. Infine, una chitarra rotta. Si chiama chitarra. È uno strumento che suonavano i popoli antichi per fare colpo. Ok. Saremo su? Sì, saremo su. Manco qua ci possiamo mettere la tuta nuova. Ok. Ragazzi, a questo punto dovremmo aver fatto un certo numero di skill points. E io direi che teoricamente dovremmo chiudere questo, però mettiamo questo qui, spezza scudi. E poi abbiamo pure la tempesta energetica. Ok. Abbiamo la cassa. Adesso entriamo qua dentro. Qua ci facciamo lo screenshot della puntata sicuramente. Un luogo per onorare i morti. Attendono ancora la salvezza che la sfera madre gli ha promesso. Maledizione. Voglio mandare i ricordi lasciati qui alla sfera madre. È quello il loro posto. Ti aiuterò. Anch'io, anch'io. Grazie a entrambi. Ok, c'è un oggetto sul tavolo. Capitolo della prova 1B. Vediamo questo. Questi qui gli danno solamente le skill points, credo. Questo. Ah no, questo è il discorso di Jack. C'ha, ok, un punto dati. Una cella di fusione. Ragazzi, adesso guardate qui. Questo orsacchiotto qua serve per una quest. Dopo ci dobbiamo tornare. Ma non lo facciamo in questa puntata. Penso che ci troviamo nella prossima puntata. Qua prendiamo una nanotuta. Che però, come ho detto prima, non possiamo mettere. Uniforme casual. Andiamo da quest'altra parte. Prendiamo questo pezzettino rosso che non serve. Cioè, serve, però non è che era necessario prenderlo. Robottino. E qua, se non mi sbaglio, non c'è niente. No, non c'è niente. Modulo potenziamento drone. Ok. La cella di fusione l'abbiamo presa. Diamo subito una veloce occhiata per essere sicuri che abbiamo preso tutto, tranne quello, il campo base che non ce lo possiamo portare appresso. Torniamo indietro e apriamo qua. Ok ragazzi, adesso la facciamo strategica la cosa. 2 bitcoin. Vedo tutta sta gente. Siamo scappati. Ma è solo un'altra fuga. È come una matriosca. Questo lo diamo così. Una matriosca?
Che dici? Poi dobbiamo continuare ad andare da quella parte. Risaliamo. Vai. Ok. Ma questo lo possiamo dare da dietro, però. Ok. Lì in fondo ce ne sta un altro. Questo qua per qualche motivo, vedete, si può fare indaga, però è bloccata. Il drone non apre la porta a questo livello hacker. Ok. Ma purtroppo non ce ne sono più livelli hacker. Questo qua pure lo possiamo fare così. E poi sfruttiamo la carica combinata per fare questo. Così lo incominciamo a dare. Ok. Poi uccidiamo il polipo che sta qua sotto. Vieni qua, polipo. È uscito qualche altro polipo? No. Ok. Allora. Adesso ci sta quella la cassa che sta lì. Si può prendere in diversi modi. Però possiamo andare anche per di qua. Andiamo a fare il giro per di qua. E prendiamo la cassa. Però potevamo fare pure il doppio salto. Ok. Andiamo qua. Come siamo messi a vita? Curiamoci, ragazzi. Non curiamo rischi. Ok. La situazione non fa che peggiorare. Ci stiamo avvicinando a lui. Vediamo lo schifido. Uccidiamo il polipetto. Entriamo qua dentro. E qui ci dovrebbe essere un umano più un nucleo. Non so se vita o è beta. Testamento di Catherine. Vediamo un secondo. Nucleo beta. Torniamo indietro. L'umano l'abbiamo preso, l'abbiamo preso. Sì, sì. Ok, torniamo indietro. C'è uno schifido da quell'altra parte. Questo qua, se facciamo così, comunque questo colpo qua dovrebbe... si è bloccata Eve, però quel colpo là, teoricamente, doveva evitare la difesa del mostro. Andiamo così. Questi schifidi sono proprio incredibili. Sono veramente pericolosi, ragazzi. Se non li fate subito, questi vi spezzano. Perché cacciano i polipetti che si vanno a prendere i tizi, che poi vi spezzano. Okay. Andiamo per di qua. Giriamo a destra. Ancora a destra. Eve, laggiù. Questo vecchio generatore funziona ancora. Perfetto, umano. Adesso c'è la parte Resident Evil. L'assegnazione di Sam. È così che funziona l'ascensore. Oh, questo qua è un ascensore. Però prima dell'ascensore... Ma non li hai mai visti i film? È un grande classico. Pure i giochi. Apriamo la cassa. Questa qui ci voleva il drone con l'abilità per scassinare. Ok, ragazzi, adesso è proprio modalità Resident Evil. Vedete quel tizio là? Quello là caccia i polipi che cercheranno di prendere tutta sta roba qua. Noi utilizziamo la nostra energia rossa. Ah, sì... proviamo, ragazzi, non sono sicuro, perché adesso non ci fa sparare, perché il bordo dell'ascensore qui non ci permette di colpire il nemico. Però secondo me se carichiamo il Cella Blaster tutti e tre, e poi a un certo punto, tipo adesso, cominciamo a sparare e dopo lo colpiamo. Arrivati qua, invece, conviene fare utilizzare questa mossa qua. La utilizziamo un'altra volta nel caso ci fosse qualche altro polipetto. Perché uno stava qua sicuramente che era andato a aprire quello. E vi passa la paura. Ok.
Che bello vedere tutte queste molecole rosse. Ci hanno lasciato niente. Usiamo di nuovo l'ascensore. Vedete, queste scarpe sono proprio brutte, mamma mia. Fanno un po' impressione. Ok, ascensore. C'è un nuovo campo, ragazzi, adesso è arrivato il momento che tutti quanti stavano aspettando. C'è troppo silenzio. È il momento del boss, però prima ci dobbiamo preparare. Questa qua, vediamo un attimo, come si chiama? Ingresso dell'armeria temporanea. Guardate qua, dalla stazione di smistamento fino a qua non ci stanno più telefoni. È incredibile. Ok. Console di riparazione. Ragazzi, adesso imbrogliamo. Perché... dove sta? Questa sarà la nanotuta ufficiale della fine di questa puntata e della puntata prossima. Questa pure è bella, mi piace un sacco. Su spine non ce ne stanno più. Drone, prendiamo rilevatore di lattine. Questo probabilmente è il meno utile, però mi aiuta a me dopo. Ok, ci dobbiamo riposare perché c'è il verde. Dunque, riguardo quel rumore sul canale dell'unità aerea. Sì? Ne ho analizzato la struttura e la traduzione è... dovete uccidermi. Beh, ne sapremo di più quando raggiungeremo la fonte della contaminazione. Mi chiedo che significhi. Ok, ragazzi. E adesso è arrivato il momento del boss. Qua non ci sta più niente. Si apre da qua. Stavo pensando al boss. Ok, questo ci fa un sacco di gialli tra le altre cose. Incomincia il gioco giallo. E qua bello. Un'altra volta. Ma questo qua quando lo diamo? Cioè abbiamo il coso sbagliato, ragazzi. Togliamoci lo scudo. Ancora giallo. Ma dai! Ragazzi, c'è... uno. Un'altra volta il giallo. Comunque cerchiamo di stare sempre più o meno verso il centro. Ah, vediamo se ci attacca. Ok. Ci voglio fare... voglio provare a fare castigo. Bello, tu sei giallo, ma perché non ci attacca mai normalmente? Tra l'altro fa poco, in fase 2 pure. Un'altra volta il punto debole. Togliamoci lo scudo. Mo' è in fase 2. Credo.
Altre separate dovremmo fare. Questa mi ha preso alla sprovvista. Oka. Incredibile, ragazzi, quando ci piglia quella. Avete visto quanto danno che ci fa, eh? Viola. E non lo voglio fare, però lo voglio fare con castigo. Dai, boss. Altre tre parate devo fare. Uno, due, tre. Ragazzi, adesso è arrivato il momento che tutti quanti stavano aspettando. Carica io. Queste animazioni fanno paura, ragazzi. Letto, confermato e sottoscritto. Mancato poco. Era un avversario tosto. Eve, tutto ok? Sì, proseguiamo. No, non proseguiamo, ragazzi. Abbiamo preso anche il nuclear army. Questa è importante, questa cosa. Proprio perché dopo i nemici sono tosti. Poi ci sono un altro boss che non vi voglio fare spoiler, però è veramente tosto. Quindi aumentiamo la potenza di attacco assolutamente. Dobbiamo comprare un attimo. Penso che le pallottole non ce le abbiamo tutte quante. Infatti queste qua purtroppo si devono caricare una a una. Ok. Skill points. Continuiamo una cosa. Quante possiamo mettere? 4. Ok, mettiamo questa. E basta per adesso. Ragazzi, io credo che la puntata finisce qui. Noi ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata di Stellar Blade. E naturalmente, se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto, lasciate un like. Aiutate tantissimo il canale. Ciao!